il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che la notte a New York è andato durissimo contro il regime di Pyongyang dopo il sesto missile balistico di 2 settimane fa. Infatti ha approvato una serie di risoluzioni, tra cui il bando alle esportazioni e il divieto a quelle di petrolio e gas naturale, fatta eccezione per una quantità da impiegare per il sostentamento della popolazione. Per l'ambasciatrice americana all'ONU, Nikki Haley, la Corea del Nord non ha ancora passato il punto di non ritorno e gli Stati Uniti per il momento non cercano la guerra. Il mondo deve fare quello che la Corea del Nord non sta facendo, ossia fermare la sua marcia verso la costruzione di un arsenale nucleare. Se decideranno di cambiare percorso, il mondo vivrà in pace, altrimenti la soluzione sarà un'altra.